a tutti, oggi volevo farvi vedere questo caricatore da auto Heyo. Diciamo che questa cosa potevo anche risparmiarmela, anche se quando ho ricevuto questo prodotto è la prima cosa che ho pensato. Comunque, questo caricatore non è come gli standard caricatori da auto, perché riesce a ricaricare lo smartphone in maniera wireless, quindi senza fili, ovviamente con i dispositivi compatibili. In dotazione c'è il cavettino di ricarica micro USB a una lunghezza di un metro circa e anche questo attacco che invece di collegarlo alle bocchette dell'aria basterà sostituire la parte posteriore con questo adattatore. Vedete che c'è anche l'adesivo 3M direttamente qui dietro, così potete fissarlo direttamente al vetro senza andare ad ostruire le bocchette dell'aria. Dico questo perché non tutte le bocchette sono compatibili, nel mio caso sì, vanno bene, anche se ormai la mia automobile inizia a essere vecchiotta, quindi le bocchette non hanno più la stessa resistenza delle bocchette nuove, diciamo. Quindi tende a, una volta inserito sia il supporto che il telefono, le bocchette tendono a scendere. Quindi nel mio uso, per non andare a incollare il vetro con adesivi eccetera eccetera, utilizzo sì le bocchette ma le posiziono tutte in basso, e poi, visto che c'è una testa regolabile direttamente qui dietro, me le regolo a mio piacimento andando a svitare questa vite qua dietro. Bocchetta dell'aria tutta in basso, quindi sarebbe così, e la testa la regolo in questa maniera qua per avere il telefono il più dritto possibile e verso di me se utilizzo il navigatore. Allora, il funzionamento è semplicissimo: con il mio smartphone utilizzo l'S9, la ricarica è immediata. Mi ero dimenticato solo di dirvi una cosa: è questo supporto qui è tutto plasticoso, si sente che non è di gran qualità, visto anche il prezzo piuttosto economico. Supporta smartphone fino a una dimensione di 6,5 pollici di schermo, e ogni braccio, come potete vedere qui all'interno, ci sono dei supporti in silicone per evitare che rovini il telefono. Il telefono va inserito in questa maniera qua, e una volta che il peso va a finire sul supporto inferiore, automaticamente abbraccia il telefono, così siete sicuri che non caschi al primo buco in strada. Il supporto sicuramente non è dei più stabili, perché con strade sconnesse si noterà che il supporto balla un pochino, non è stabilissimo, almeno collegato con le bocchette. Se lo attaccate al vetro è tutt'altra storia. Vi sarete anche già chiesti cosa serva il QR code qui davanti. Praticamente, una volta inquadrato, vi rimanderà all'applicazione iPark direttamente sul Play Store. Vi fa scaricare un'applicazione semplice, ce ne sono a miliardi sullo store, un'applicazione che una volta che arrivate a destinazione salvate tramite il GPS del telefono dove avete parcheggiato l'automobile, e automaticamente la ritroverete. Diciamo che non è nulla di innovativo. E invece, come funziona questa ricarica? Direi che funziona benissimo, come qualsiasi ricarica wireless che c'è in commercio. Supporta la ricarica rapida, quindi ricarica fino a 10 watt, ricarica rapida che non è equiparabile alla ricarica con il cavo. Perché è rapida? Con l'S9 diciamo che si ricarica in 2 ore 40, 2 ore 45 circa. Invece ricarica standard, perché non tutti gli smartphone supportano tale ricarica wireless veloce, gli altri sulle 3 ore 20 circa. Si surriscalda parecchio. Se avete anche voi dei ricariche wireless sapete di questa cosa, nulla di allarmante. E l'ho testato proprio in questi giorni, sono andato ho fatto 2-3 giorni di vacanza a Perugia, e in 3 ore di auto si è ricaricato tutto lo smartphone. L'ho utilizzato anche come navigatore, il telefono era bello rovente. Oh, diciamo che questa ricarica wireless non mi entusiasma così tanto, io ancora preferisco la ricarica con il cavo, scalda un pelino meno. Secondo me la ricarica wireless a lungo andare va a rovinare le batterie degli smartphone.
ok, sarà una paramia. La paramia è anche quella di ricaricare i telefoni a 1 ampere. Anche se io tutta notte lascio il telefono sotto carica e con ricarica lenta, non so, io mi sento meglio. Dico, oh, sicuramente se ricarico il telefono lento dura di più. Anche se con queste batterie non c'è più questo problema, però vi ripeto, è una para mia. Comunque, questo caricatore sì, è buono, si notano i materiali molto molto scarsi, non c'è il caricabatterie in dotazione, quindi dovete dotarvi di un caricabatterie USB da collegare all'accendisigari dell'auto. Tutto sommato è buono, si trova sui 20-25 euro e lo consiglio solamente se amate questa ricarica wireless. O comunque se non amate anche i supporti magnetici, diciamo che questo supporto a cestello è comodo perché è universale, non ha bisogno di inserire placchette metalliche dietro al telefono eccetera eccetera. Comunque placchette metalliche e ricariche wireless sicuramente non funzionano insieme. Per qualsiasi altra informazione contattami pure e alla prossima su YWIN Blog.